riconoscimento e tutto il resto. Con l'assessore io avevo parlato giorni fa, tutti i resti che venivano pure loro qui ad accompagnare la squadra. Noi avevamo chiesto di stare sulla pista, non è che andavamo a calpestare l'erba, perché l'erba è padrone del signor De Laurentiis. Quindi noi stavamo a bordo campo, non ho capito chi ha voluto questo. Ecco. Ma se è stato lui, ha fatto un'altra azione degna di seguito. Devono solo vergognare. Il proprietario è il comune, ma il conduttore, quindi per una convenzione in esclusiva, anche durante la settimana, per tutte le aree, terreno di gioco e attorno al terreno di gioco, è il Napoli. E come mai c'è gente lì che fa ginnastica, lavora a bordo campo? Cioè, che poi non ci dà la possibilità a noi di andare sul campo. Io mi vergognerei al posto di chi ha dato questa disposizione. Presidente del Napoli, faccio appello, mai, preferisco starmene fuori. Preferisco starmene fuori, mai. Comunque, c'è sta dimostrata ancora una volta. Da vergognarsi veramente. Beppe, godetevi questa giornata, lasciamo perdere. Ma allora non si sa se è stato il Napoli o è stato il Comune. È una caduta di stima. Io dico, se è stato lui, io non dico, stamattina mi rivolgo. Il Comune ha detto di sì. Però se lui dice che ha messo. Abbiamo sentito l'assessore Borella, adesso ha detto che il Comune ha dato piena autorizzazione a questo evento. Bravo. E appunto, quindi chi è che decide qua? Ho capito, l'assessore perché non viene qua? Invece di stare dietro alla scrivania, allora se loro decidono, e appunto, scusa, ma se il comune è il proprietario, il comune, devono aprire loro le porte, devono venire loro qua. La possibilità almeno di parlare col direttore. Sì, facciamo passare un attimo. Certo, sono attimi, un po' di imbarazzo, devo dire la verità, perché insomma, città che ha sposato questa giornata. Siamo andati in giro a rivivere quei momenti insieme alla gente, abbiamo toccato quasi tutta la città. Adesso fare una passeggiata, noi dovevamo fare una passeggiata, non la partita, signori. Aspetta, possiamo andare a chiedere? Ci negano pure questo, ma com'è possibile? Anche l'attesa, anche se dovessero aprire la porta, si devono vergognare. Alessandro Renica, sei tornato qua, insomma, hai trovato non una Napoli diversa, forse un contesto calcistico diverso. Ma dire la verità, non sto ascoltando Beppe, mi dispiace molto perché io sono all'oscuro un po' di tutto, però devo dire che sia grosso dispiacere e comunque sempre forza Napoli, quello nessuno ci toglierà mai il Napoli dal cuore. Beppe, scusami.